Professor Lattanzi, la parte, come dire, questo tipo di applicazione, questo tipo di scoperta, che potenzialità o che strumenti ci mette a disposizione per, come dire, per poter andare oltre la semplice applicazione, come abbiamo visto, in campo ambientale o in quello alimentare? Sì, dunque, qui parliamo di molecole, che sono proteine, sono molecole che vengono dal campo biologico, e il campo biologico è molto complesso proprio per sua natura. Io sono un fisico, quindi sono abituato a generalizzare, però purtroppo la biologia non è facilmente generalizzabile, per cui è molto difficile riuscire a capire quali sono le interazioni che permettono di avere un tipo di risposta e soprattutto discriminare una risposta rispetto all'altra. Noi sappiamo benissimo che le interazioni sono quelle che la fisica che noi abbiamo studiato e che insegniamo ci prescrive, cioè l'interazione, soprattutto l'interazione elettrostatica, le interazioni elettromagnetiche. Però come queste interazioni si combinano a dare la complessità che noi conosciamo nella biologia, questo è assolutamente molto difficile da studiare. E quindi questo dispositivo, anche dal punto di vista della scienza di base, ci offre uno strumento in più, perché ci permette di analizzare il segnale proveniente dall'interazione tra la proteina, in questo caso non-odorant binding protein, e la molecola del carbone, e ci permette quindi di avere delle misure che poi noi possiamo confrontare, nel mio campo specialmente, con i modelli che noi proponiamo, che sono modelli tutto sommato anche relativamente semplici e che però si fondano su delle ipotesi che nel campo biologico non possiamo dare per scontate e che quindi necessitano di un confronto con i dati sperimentali. È un modo come un altro anche per dire che l'apparente immaterialità del contatto con l'odore o con l'essenza ci consente di andare al di là dello strumento tecnico quale potrebbe essere il microscopio o un reagente chimico. Sì, diciamo che qui siamo anche limitati dal punto di vista del microscopio, perché comunque il microscopio non riesce a risolvere il dettaglio molecolare, per cui è necessario comunque avere strumenti diversi. Quindi in questo senso un dispositivo di questo tipo, che combina una parte biologica con una parte invece sintetica, ci permette di andare al di là. Chiaramente non possiamo visualizzare le interazioni, però io per esempio mi occupo di modellistica, io posso fare un modello di quello che sta accadendo all'interno di questo dispositivo e poi confrontare le mie predizioni con quello che sperimentalmente misuriamo.